Amici ed amiche di Sport Channel 214, buonasera e buon anno, buon 2016. Speriamo che l'abbiate festeggiato nel migliore dei modi. Noi ritorniamo sui vostri schermi con la cravatta di Sport Channel. Come potete vedere, una novità per, per noi e per voi. Eh, parleremo ovviamente della, della Scandone, di quello che è accaduto durante queste vacanze, dal derby fino ad arrivare alla prossima partita che potrebbe essere decisiva per la Scandone per la qualificazione alle Final Heat. Lo faremo questa sera con uh, un ex arbitro del GAP di Avellino, che è Umberto Havaiano. Umberto, ciao, buonasera. Buonasera a tutti e buon anno. Ringraziamo. Umberto, per essere qui con noi questa sera. Uh, Umberto, tu sei stato un ex arbitro, hai calcato il parquet eh, nel ruolo uh, di direttore di gara per uh, tantissimi anni. Uh, spiegaci un po', noi, noi vogliamo seguire, ma il ruolo dell'arbitro quanto è difficile? Beh, sicuramente è un ruolo molto difficile. E' anche poco compreso perché sono tutti bravi a giocare, ad allenare, ma molto spesso non, non è facile comprendere le decisioni arbitrali. è anche piuttosto complesso il basket dal punto certo, di vista certo, dei regolamenti. Non, per fortuna diciamo, non è così conosciuto nei, nei suoi cavilli, quindi eh, spesso solo giocatori e allenatori potevano magari... Eh, Fare delle, delle, delle proteste sensate. Per fortuna il pubblico non era così preparato, diciamo così, perlomeno a livello in cui arbitravo io. A livello delle, delle minus e delle, delle giovanili dove sì, hai, sì. hai tu arbitrato negli, negli anni scorsi. Ecco, però ti volevo chiedere adesso: da, da un po' di tempo eh, in Serie A e in Serie 2 eh, c'è la terna arbitrale. Eh, quanto è importante avere tre arbitri? Cioè un, un, uh, un punto di forza o un punto di debolezza? Cosa, cosa è cambiato? È meglio o in peggio? Ma sicuramente un arbitro in più è meglio. insomma. Tre, sei occhi vedono meglio di quattro. E dipende però tutto dalla, anche dalla qualità degli arbitri ultimamente c'è un, un, un po' scadente eh, negli eh, ultimi anni lo possiamo dire, non si offenda nessuno ma, eh. vabbè non ci sono più i mostri sacri di una volta insomma i vari Facchini, Cicoria ricordiamo Cicoria ad esempio protagonista nella famosa finale di Coppa Italia vinta dalla Scandone quando fischiò con molto coraggio un fallo in attacco su Cavaliero nell'ultimo minuto ecco Arbitri di questa personalità, eh, come lo stesso la Monica che però è l'ultimo anno, eh, non ce ne sono più molti. È un momento di, di ricambio del settore, sicuramente ci sono degli emergenti come Lanzarini, staremo a vedere. Staremo a vedere, anche se dobbiamo dirlo, il livello del campionato è sceso, mi è sceso anche quello arbitrale purtroppo, un po' tutto il movimento che va verso il basso ultimamente. Eh, purtroppo sì, diciamo che forse è anche tutto figlio di, um, di questa confusione a livello dell'organizzazione federale ogni anno si cambia il format dei vari campionati, si eliminano um, interi campionati perché comunque c'è un po' di crisi e, e anche il settore arbitrale inevitabilmente ne risente Ma è anche vero che avendo portato a tre il numero degli arbitri è chiaro che ci sono più promozioni quindi... C'è possibilità per tutti di, di salire di categoria, magari anche chi proprio uh, non lo meriterebbe. Sì, mh, però dai, non, la, non li buttiamo così no, giù, tutto. gli ex colleghi, insomma, è, è sempre comunque un, un ruolo fondamentale e, ed è fondamentale anche la collaborazione di, di giocatori e allenatori per rendere il clima più sereno e anche l'arbitro stesso eh, viene aiutato molto. Dal... Infatti sono frequenti nel corso della stagione, in particolare all'inizio gli incontri tra allenatori ed arbitri, un modo per, per, per dialogare e eh, un modo per venire a conoscenza anche di regole che magari eh, cambiano e che è giusto che tutti, tutti sappiano, per evitare proteste inutili durante le partite. Certo. Umberto, allora noi mh, uh, seguiamo la Scandone, quello che uh, sta accadendo in casa Sidicas. I biancoverdi sono reduci dall'ultimo successo a Cavo d'Orlando, una vittoria che uh, mh, è stata un po' crisi dopo. Un derby che oggettivamente ha lasciato tutti con la in bocca per il modo in cui si è conclusa una partita che sembrava si potesse vincere facilmente e invece eh, poi ha avuto un epilogo particolare, cioè, proprio inaspettato con la sconfitta eh, di Avellino. Um, hai visto entrambe eh, le partite? Eh, ti chiedo con caserta: secondo te che cosa, cosa è potuto accadere? Ma eh, francamente eh, ci penso ancora oggi. Non fa sì. dormire nessuno, <ride> non questa fa partita dormire nessuno. È successo qualcosa di spiegabile, oltretutto mh, diciamo, anche nel momento peggiore, in, in diretta televisiva nazionale, mh, eh, sotto Natale, con un pubblico forse anche più numeroso del solito che eh, è rimasto deluso sicuramente da, 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 dall'esito della partita che dopo i primi 20 minuti giocati quasi in surplus, insomma con nochalance, contro una squadra che sembrava oggettivamente in grandissime difficoltà. E poi non, non so cosa sia successo, si è, si è un po' spenta la luce, Caserta... È sicuramente rientrata in campo con maggiore, maggiore aggressività. aggressività. E anche ha, ha messo in campo una difesa un po' ostica. Che la nostra squadra non è riuscita ad attaccare con criterio e soprattutto con convinzione. Perché poi, che sia zona, che sia uomo, ehm, la differenza la fa la convinzione con cui magari certo. ehm, si attacca. Convinzione che scusa se ti interrompo. Ma che a Capod'Orlando insomma, non è che si sia vista tantissimo, cioè, è stato l'ultimo quarto dove i biancoverdi hanno avuto la meglio, eh, superando una squadra che obiettivamente qualche problema ce l'ha e si vedeva faceva uh, un po' di fatica. Tant'è che poi eh, era già nell'area che Griccioli era il rischio, infatti è stato sostituito dall'assistente Gennaro Di Carlo. Sì, la partita di Capodorlando è stata mh, di un livello abbastanza basso se vogliamo, eh, specialmente per i primi tre quarti, c'erano in campo due squadre eh, molto timorose, eh, molto involute nel gioco, che facevano fatica a fare, eh, a fare gioco. E infatti, mh, insomma, i primi tre quarti sono stati: diciamoci la verità, abbastanza inguardabili. Poi nel quarto. Vabbè. Eh, la Scandone è venuta fuori per eh, il talento che, che ha, eh, nei, maggiore nei, rispetto a quello di, eh, di Capodorlando, anche se eh, devo dire la verità, insomma, eh, tra la caserta del primo tempo e la Capodorlando di, di domenica, tutta la partita, non è che ci fossero tutte queste differenze, insomma due squadre in difficoltà. In difficoltà. Eh, è la Scandone che, che doveva fare la differenza con Caserta e, e l'ha fatta poi nell'ultimo quarto di Capodorlando. Sì. Appunto. Il, la, la Scandone con la sconfitta di Caserta ha diciamo, eh, complicato la strada, e non di poco, verso le Finalite. La vittoria di Capodorlando ha ridato qualche, qualche speranza. Uh, ci sono tante squadre in uh, lotta per uh, l'ultima posizione disponibile già che Venezia con la vittoria su Trento ha uh, ad oggi la mat quali matematica uh, qualificazione eh, per una classifica che è questa come ci fa vedere la regia con uh, Reggio Emilia uh, prima assieme a, a Milano le prime sette sono uh, uh, appunto, uh, Reggio Emilia, Milano, Trento, Sassari, Cremona, Pistoia e Venezia l'ultimo posto se lo giocano Brindisi, Cantù Caserta ed Avellino. Ma per um, capire un po' qual è la situazione, noi andiamo ad ascoltare il servizio sulle Finalit che abbiamo preparato. È bagarra per l'ultimo posto disponibile per le final 8 di Coppa Italia. Quattro squadre, Brindisi, Cantù, Caserta ed Avellino, sperano di entrare nel novero delle magnifiche 8, quelle che a febbraio a Milano si contenderanno la Coppa vinta da Avellino nel 2008. Difficile, secondo quanto dice la classifica, vedere fra due mesi la Scandone scendere in campo sul parquet del Forum. La favorita per l'ultimo posto disponibile è ad oggi Brindisi a quota 14 punti in classifica e con la possibilità di concludere a 16 il girone di andata. Se i pugliesi dovessero battere Cremona, non ci sarebbero calcoli da fare e scontri diretti di cui tener conto. Se, come in Itpinia si augurano, l'Enel dovesse cadere in casa ed Avellino vincere, i lupi arriverebbero a 14 e staccherebbero l'ultimo biglietto valido per via dei confronti diretti. Ma in gioco ci sono altre formazioni, come detto, Cantù e Caserta. Un arrivo di gruppo con 7 vittorie ed 8 sconfitte premierebbe i brianzoli di Gerasimenco, ma Acquavitasnella e Cantù e Caserta non avranno un turno agevole: i brianzoli saranno di scena Varese in un derby sentito ed imprevedibile, mentre Caserta cercherà di inanellare la terza vittoria di fila andando ad espugnare Trento. La Scandone spera nella cabala e nei colpi di fortuna, ma il primo obiettivo di Liuren e soci sarà battere Venezia per riconquistare il pubblico dando una mano a coach sacripanti. Non sarà facile, perché la Reyer, prossimo avversario degli Spini, può puntare al quinto posto, o addirittura al terzo, in caso di un arrivo a diciotto con Trento, Cremona, Pistoia e Sassari. Ecco Berto, abbiamo ascoltato il servizio, un arrivo di gruppo a quota 14 premierebbe Cantù, l'unica eh, soluzione in cui Avellino sarebbe primata è eh, con una vittoria di Avellino. È una sconfitta di tutte le altre eh, partecipanti in gioco, eh, anche, compresa Brindisi, perché Avellino ha lo scontro diretto con Brindisi. A quattro, pari punti, eh, con Brindisi, a quella 14 Avellino sarebbe qualificato Andiamo a vedere anche il turno della giornata, così eh, osserviamo un po' meglio quelle che sono eh, le partite che interessano Avellino. Eh, abbiamo detto Varese Cantù: secondo te, un pronostico quale può essere? Beh, varese Cantù è un derby storico, insomma, quindi per quanto penso che al momento Cantù eh, sia più forte di, di Varese, però comunque gioca fuori casa, in un campo caldo per l'occasione, quindi potrebbe anche scapparci la vittoria di, di Varese, insomma. Mm, sì, diciamo che è una partita aperta a tutti i risultati però da X diciamo, diciamo da X, X dai da come scommettitore quindi può vincere l'una uh, o l'altra squadra sì, sì. Caserta-Trento penso che il pronostico potrebbe essere tutto a favore di Trento beh eh, la logica ci dice questo insomma Trento è una, una squadra solida e Caserta per quanto venga da queste due vittorie consecutive e quindi sia col morale alto, però insomma, mh, penso sia difficile che possa espugnare il parquet di Trento. Ecco, io mh, ti volevo chiedere anche questo. Una delle chiavi della Scandone potrebbe essere, eh, da qui in avanti, il ruolo eh, di Ragland, che fino adesso non ha brillato tantissimo, a parte la gara di, di Capodorlando. Però ti volevo chiedere anche... Eh, quello che è stato il vero playmaker della Scandone fino ad oggi, Marquis Green, tu come lo vedi Green rispetto al passato? Quest'anno sembrava avesse iniziato con il piede giusto, poi le ultime prestazioni oggettivamente hanno un po' uh, fatto sorgere qualche dubbio. Ma Marquis Green eh, lo abbiamo apprezzato specialmente nelle sue prime due esperienze avellinesi, nella prima... Entusiasmante, conclusa sì, con la vittoria della Coppa Italia e la qualificazione in Eurolega, anche nella seconda con eh, Cocci Vitucci. Eh, l'anno scorso è tornato un po' eh, appannato, diciamo così. Eh, e anche quest'anno si parte, è lasciato andare l'anno scorso anche dall'ambiente che aveva Sì, che probabilmente sì, insomma, sì, è subito calato nella, nella realtà non proprio edificante che si era creata. Eh, lo scorso anno. Eh, Quest'anno è, è tornato eh, e ha fatto bene soprattutto nelle prime due partite contro Varese e contro Torino. Eh, già eh, a Cremona eh, non è stato eh, altrettanto positivo. Eh, io credo che eh, come come per lui, per tutti gli anni, gli anni passano. Poi il basket adesso è, è ancora più fisico rispetto a prima. E oggettivamente, uno del suo, sua taglia, della sua taglia può fare più fatica in attacco, così come in difesa. Per quanto riguarda Ragland, eh, credo che possa e debba essere il playmaker titolare di questa squadra. E e credo ho visto già nella partita di, di Capodorlando al di là del, del, di, della produzione offensiva anche delle idee più chiare da parte di coach Sacripanti in questo senso eh, è sembrato più chiaro che l'idea fosse Ragland titolare e Green eh, come, come diciamo, playmaker di riserva anche se oggettivamente penso che uno come Green non possa calarsi facilmente nel ruolo di playmaker di riserva da 10-15 minuti di utilizzo. E saremo a vedere quali saranno uh, domenica le rotazioni contro Venezia. Una partita che sì è importante per uh, la classifica, ma anche per il morale della squadra e dello stesso allenatore che uh, sta arrivando che è stato molto criticato. Eh, eh, si è detto, abbiamo anche eh, scritto da quello che abbiamo percepito che le, in, in caso di sconfitta a Capodorlando ehm, poteva, poteva anche saltare, ci poteva essere una sostituzione il nome eh, era quello di Luca Del Monte eh, tu Sacripanti come lo vedi da Vellino? Ma Sacripanti eh, sinceramente mh, dovunque è andato ha fatto, ha fatto sempre bene è capitato qui ad Avellino in un momento un po' particolare, con, eh, ha dovuto insieme ad Alberani costruire la squadra in, in breve tempo. Devo dire che nel complesso il lavoro fatto è stato, è stato discreto anche se comunque ci sono state eh, e ci sono delle, delle pecche strutturali nella squadra. Per quanto riguarda eh, la conduzione tecnica durante la partita, l'ho visto ecco, sempre bene fino un po' alla partita di, di Caserta, dove oggettivamente eh, anche lui eh, ha perso un po' il bandolo della matassa, sì, non, non è riuscito... Eh, a capire cosa fare e come motivare la squadra, come dare le indicazioni giuste per attaccare quel tipo di difesa, anche nella gestione dei cambi è stato un po'... Ehm, non ha convinto. Non ha ha convinto, convinto no. No. E a Capodorlando è andata meglio, ma comunque si è visto che c'era una grossissima un po di tensione. Una grossissima tensione sì. eh, dovuta all'importanza della partita sicuramente. Sì, certamente. Eh, tre giocatori che stanno facendo meglio o almeno che sta cercando di dare il suo meglio in questo momento eh, c'è cioè Giovanni Pini che si è ripreso da lungo infortunio sta bene mh, ha giocato discretamente sia con uh, Cremona che Caserta ed anche uh, a Capodorlando quando è stato in campo c'è stato un parziale positivo da parte di Avellino e proprio Giovanni Pina. Pini è il protagonista della nostra intervista Sì, assolutamente una vittoria che insomma, ci darebbe un minimo di speranza ancora. Per noi è importante cercare di arrivare alle final 8 e poi, comunque, ci serve una vittoria in casa per continuare il nostro percorso di crescita. Abbiamo al momento fatto un po' di alti e bassi, però abbiamo fatto una partita solida a d'Orlando, e siamo contenti. però non è, non è ancora sufficiente. Dobbiamo ancora lavorare tanto. Una vittoria contro Venezia servirebbe non soltanto per sperare alle final 8, ma anche per ricompattare un po' l'ambiente. È rimasto deluso dalla sconfitta nel derby. Sì, ci dispiace molto per quello che è successo in casa contro Caserta. Vogliamo insomma, farci perdonare dai tifosi, sappiamo che abbiamo fatto una brutta figura. È una partita importante per loro, per l'ambiente, per tutti, e vogliamo veramente rifarci per loro, soprattutto. Ecco, dato, o vi siete dati una minima spiegazione di quello che è accaduto la scorsa settimana? Purtroppo ognuno si fa un po' la, la sua idea dopo, dopo la partita, abbiamo dovuto comunque cancellare in fretta quei pensieri per pensare subito a Capo d'Orlando. La mia impressione era quella di un calo di tensione, insomma, quando vai sopra di tanti punti, purtroppo può capitare che anche inconsciamente ci sia un calo di tensione. Non, è, non siamo riusciti poi a, a riaccenderci e abbiamo fatto quella, quello che abbiamo fatto. Ecco, Venezia, che squadra ti sembra? Eh, come si fa a battere una formazione esperta come quella di Carlo Ricalcati? Sì, Venezia è una squadra esperta, molti giocatori che giocano in Serie A da tantissimi anni. È una squadra però anche atletica, una squadra organizzata. Noi dobbiamo fare una partita solida dietro. Sappiamo che davanti possiamo fare canestro, però dobbiamo cercare di subirne meno. Dobbiamo essere più, essere più solidi sì, su tutta la partita, su ogni azione bisogna mettere la di, dobbiamo mettere la nostra impronta difensiva e dire che ce la possiamo fare. Tu hai passato un, un periodo piuttosto difficile perché hai avuto problemi alla schiena. Ora però sembri essere davvero tornato in forma e puoi dare grande energia di cui ha bisogno questa squadra. Sì, finalmente mi sento bene, mi posso allenare tutti i giorni alla massima intensità. Per me questo fa una grossa differenza e penso che faccia una differenza grossa anche per la squadra. Io entro in campo e cerco di aiutare la squadra, non, sono, non mi chiedono di fare 30 punti o di prendere, o fare chissà quali numeri. Io entro in campo e do una mano alla squadra e spero di potergli dare una mano anche domenica. Sì. Ecco, queste erano le parole di Giovanni Pini uh, Umberto, visto anche questo Lunen forse Pini può dare una grande mano Beh sì, eh, sicuramente un giocatore che può essere importante mm, si è visto anche l'anno scorso a Reggio Emilia eh, può dare una mano perché insomma, eh, Lunen è un campione ha un'intelligenza cestistica sopra la norma ma in questo momento, forse anche fisicamente, è un po' eh, non è il lunen degli scorsi campionati che abbiamo ammirato a Cantù, specialmente contro Avellino. Insomma, sì, spesso yeah. e volentieri ci, ci puniva. E si rende utile in tanti modi, rimbalzi, letture, difesa, eccetera. Ma forse mh, un contributo maggiore da un punto di vista realizzativo non guasterebbe. E Pini l'ho visto bene, l'ho visto bene da quando è rientrato, ha dato un equilibrio alla squadra Forse eh, ha giocato, è stato, la squadra ha giocato anche eh, meglio con lui in campo eh, O comunque il livello rispetto all'Union non si è abbassato, è abbassato con lui in campo Sì, è stato, è stato proprio così Intanto noi in collegamento telefonico abbiamo da Caserta Rosario Pascarella Ciao Rosario, buonasera Buonasera a te e agli ospiti in studio. Ecco Rosario, noi prima abbiamo parlato eh, di Caserta e delle ultime vittorie eh, che, hanno, che danno la possibilità alla Juve di poter sperare la qualificazione alle finali. Certo è difficile, ma ci credete voi a Caserta? Noi l'abbiamo chiesto ai giocatori della Juve da sempre, nell'immediato post-partita di domenica e ovviamente i giocatori ci credono perché hanno una possibilità o anche più di una possibilità per poterci arrivare. La condizione è ovvia che si vinca a Trento, che non è una cosa semplicissima, ma soprattutto che Brindisi si suicidi in casa con, con Cremona, quindi non basta solo... Uh, che Caserta uh, possa vincere ma uh, ci vuole anche una combinazione di risultati che favoriscono questa situazione che non era stata programmata ad inizio stagione perché l'obiettivo della Caserta è e resta la salvezza uh, si è aggiustata un po' la classifica con due vittorie possiamo dire anche abbastanza insperate in questo finale di stagione di girone d'andata visto che la testa ci arrivava in delle condizioni psicofisiche non, non, non ottimali. Questa è la dimostrazione in questo campionato, basta vincere due partite di fila per proiettarsi verso zone più o meno tranquille, ma come perderne due significa ripiombare nella volta per la salvezza. Ecco Rosario, io poi ti volevo chiedere eh, fare una domanda su un giocatore in modo particolare che è Peyton Siva. Ad Avellino, un giocatore che noi eh, conosco benissimo per averlo seguito anche al college, ma eh, è un ragazzo che ha sorpreso tantissimo perché sembra avere eh, tanto talento, tanta energia e tanta voglia di vincere. Ed è paradossale come si possa trovare a Caserta senza nulla togliere ovviamente alla pastareggia Ma sai, Peton Siv è stato il colpo di mercato che spesso ti capita per caso perché ti trovo nel momento giusto nella condizione giusta per fare un'offerta ad un giocatore che probabilmente nella fase di diciamo, inizio mercato non era probabilmente disponibile a fare un'esperienza in Europa, poi diciamo, le comunicazioni vogliono che sia la sua agenzia che il giocatore si sia convinto che forse per il suo prosieguo della carriera un'esperienza in Europa è determinante per rilanciare. Uh, il suo sogno che è sicuramente quello di tornare a giocare nell'NBA o comunque di costruirsi una, una carriera importante in Europa. Casenza si è trovata nel momento giusto a fare l'offerta in un momento in cui l'agenzia dei giocatori, che lo ricordiamo in Italia la Sport Lab, quindi Virginia Bernardi, eh, si è trovata ah, disponibile questo giocatore. È, è il classico colpo di fortuna che ti può capitare, al di là della bravura o meno, di un generalmente di trovarsi nella posto giusto? Senti Rosario, poi ti volevo uh, fare questa domanda. Tu ovviamente hai seguito il derby, anche le ultime vicende in casa Avellino. Uh, conosci bene Coach Sagripanti che voi avete avuto per tanti anni a Caserta? Ti aspettavi queste difficoltà da parte del tecnico Canturini che fosse così tanto criticato dopo il derby? Ma guarda, il destino degli allenatori è abbastanza diciamo, difficile da pronosticare, perché quando si vince il merito è degli allenatori, dei giocatori, quando si perde il merito è del è il demerito del, dell'allenatore. Credo che Pino eh, Sacrivanti ha bisogno di avere una squadra costruita con giocatori che lui ritiene affidabili per il suo sistema di gioco e deve avere soprattutto la fiducia della società e dell'ambiente. Se è costretto a lavorare un po' sotto pressione, eh, con l'ansia di ottenere i risultati, io credo che eh, non solo lui, ma quasi tutti gli allenatori vanno un po' in difficoltà. Credo che tra le partite giocate il derby abbia pesato molto nell'aumentare la pressione sia sull'allenatore che sui giocatori. Ora o si fa quadrato e soprattutto la, la società metta diciamo, una parola definitiva sulla, sulla, sulla fiducia che ha nei confronti dello staff tecnico o altrimenti alla prossima sconfitta si inizia tutto da capo e il lavoro dell'allenatore non è fa facilitato in questo caso. Certo non è assolutamente facilitato. Rosario io ti ringrazio per il tuo intervento e ti faccio gli auguri per un buon 2016. Grazie. Grazie a te e alla prossima sempre disponibile. Grazie. Ecco, uh, insomma, um, Rosario diceva che bisogna compattarsi. È la soluzione per uh, superare i problemi. Sei d'accordo? Beh sì, um, credo che, che sia l'unica soluzione anche perché um, un eventuale cambio di allenatore um, ci vorrebbe tempo per... Uh, magari poi viene un allenatore che non vuole anche cambiare qualcosa nel roster insomma la vedo una cosa più negativa che positiva Quindi, eh, cambiare io, lo abbiamo sempre detto non è la soluzione migliore esatto poi insomma Sacripanti è comunque un buon allenatore di esperienza ha avuto un po' di, di problemi nelle ultime due partite ma comunque nel, insomma, nel complesso merita fiducia e da, da tifoso principalmente ha tutta la mia fiducia, tutta la mia stima, insomma. Eh. Eh, speriamo che da domenica la Scandone possa cambiare atteggiamento. Vediamo quello che è il roster eh, della formazione veneziana che affronteremo eh, domenica: una squadra eh, con tanto talento, Green, Mike Green in cabina di regia, Phil Goss, Bramos, eh, Perice e Wentz sotto i tabelloni. Dalla panchina i giovani Ruzier, Tonut, poi c'è Vigiano e Sortner. E poi ci sarebbe anche Jarius uh, Jackson. formazione molto forte. Interessante è uh, lo scontro tra due tiratori mortiferi, quali Bramos e il nostro James Nannali che è stato convocato per lo Star Game, Umberto. Sì, eh, notizia di ieri. Appunto che eh, James Nannali è stato convocato allo Star Se non sbaglio, nella squadra di, allenata da, da coach Dan Peterson. Sì. Eh, Nannali è un bel giocatore, con possesso di un gran tiro, di un, eh, di un grande atletismo. Eh, un po' fatica quando la partita diventa un po' più dura, gli manca ancora un po' di, diciamo, di durezza mentale eh, che però mh, acquisirà sicuramente nel corso, sì, diciamo nel corso del campionato. Sì, del sì, quando, quando è in giornata, abbiamo visto ad esempio la partita di, di Varese, può segnare in tutti i modi, insomma, non, non ha problemi. Quando invece la partita è un po' più dura tende un po' a nascondersi, però insomma eh, non possiamo pretendere di certo. molto di più da un giocatore che ha la sua prima esperienza nel campionato italiano che quindi ancora non lo conosce bene. Insomma. Sicuramente questa convocazione. È, meritato, è giusto... meritata perché comunque è il giocatore che poi si è più distinto nel, nel corso di questa girone di andata. Ecco prima Pini diceva nell'intervista che la chiave della la gara uh, contro, contro Venezia sarà la difesa. Sei d'accordo? Beh, sicuramente, insomma, la, la, secondo il mio modo di vedere la chiave è sempre, è sempre comunque la difesa. Dalla, difendendo bene eh, si riescono magari a recuperare dei palloni, a partire in contropiede, quindi magari eh, si evita che la difesa avversaria eh, si schieri e che possa lavorare appunto a difesa schierata. Eh, sicuramente mh, insomma, mh, si riesce ad attaccare meglio eh, difendendo meglio. L'abbiamo visto, visto nel, nella partita a due facce con, oh, certo. con Caserta. Nel primo tempo si è difeso benissimo, nel secondo un po' meno e, e anche l'attacco poi ne ha risentito perché riuscivamo, non riuscivamo mai... Ad evitare che la, la difesa ostica di Caserta si schierasse e non è mai stato spezzato il ritmo all'attacco casertano. Chiudiamo qui la parte dedicata a, alla Scandone, siamo anche in chiusura, vediamo rapidamente quello che accadrà nel fine settimana in, nel, in Serie 2: girone est e girone ovest. Questa è la classifica del girone est. Con Brescia, sempre eh, prima in classifica a quota eh, 22 punti, Treviso a seguire, e poi ultimo in classifica c'è la Matera di, di Gigio Cresta che non riesce più a vincere. Il turno di questa giornata ehm, del gione est. Questo è il girone ovest. Abbiamo sbagliato la grafica, ma non è un problema. E questo è il girone ovest. La, 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 il, il turno del girone ovest che ci interessa di più con a, a, Agropoli che giocherà contro Tortona e poi eh, ci sarà eh, la partita di Scafati contro Ferentino. In bocca al lupo, eh, soprattutto a Scafati e, e ad Agropoli. Eh, che uh, sono le campane impegnate in serie 2 Umberto, ma anche a Casale Monferrato che noi seguiamo con grande attenzione per Beh, la sì. presenza di un coccia velinese. Certo, sì, eh, Casale Monferrato è allenata dall'amico Marco Ramondino. Che già sono ormai questo è il terzo anno di fila, che eh, guida una squadra di, di Lega 2 e, e la guida con, con molto successo. Insomma. Eh, ci molto fa piacere certo. che un, un allenatore un amico. Avellinese abbia, abbia successo ci auguriamo di vederlo presto in, in Serie A, eh, credo che lo meriterebbe anche considerato pure insomma, gli allenatori che sono in Serie A farebbe la sua che il 2000, figura. Il 2016 non possa essere il suo anno. Noi glielo auguriamo e eh, vi auguriamo a voi tutti un grosso in bocca al lupo per il 2016, siamo davvero in, in chiusura. Io ringrazio Umberto per essere stato con noi questa sera, grazie. Grazie Giovanni, grazie a tutti e buon anno. E io vi ringrazio per averci seguiti e vi do appuntamento a venerdì prossimo sempre alle 21.40 sui schermi di Sport Channel 214 e se ci avete persi vi ricordo di eh, cliccare sui canali eh, di Facebook, la pagina Facebook di 131 oppure il canale YouTube. Da Giovanni La è tutto, io vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Arrivederci.